Tra etruschi ed egiziani non c'era tutta questa distanza che si potrebbe immaginare, c'è una distanza cronologica certamente, però questi due popoli si sono conosciuti e frequentati molto e gli etruschi hanno appreso molto dagli egiziani. Tra le collezioni del MAIC, il Museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona spicca quella egizia, interamente dedicata al mondo dei faraoni e del popolo del Nilo, che oggi può contare su una nuova veste. È arrivata qui nel 1894, è stato un generosissimo dono di Monsignor Corbelli, cortonese doc, e che ha fatto questa donazione generosa di questa collezione che aveva raccolto quando era in Egitto. Copre tutto l'arco della civiltà egiziana, dalle origini fino alla sua fine, e anche l'arco della vita degli esseri umani, dalla nascita fino alla loro morte. Adesso il nuovo allestimento della collezione egizia del MAIC, per un investimento complessivo che sfiora i 190.000 euro, realizzato grazie ad un cofinanziamento tra il Comune di Cortona e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. È sempre bello poi vedere la scolaresca che si fermano davanti alle vetrine e le visite guidate che li accompagnano in questo mondo. E questo allestimento in realtà cerca di interpretare anche questa esigenza, quella di permettere al visitatore, adulto, bambino, di tutte le età e anche di tutte le formazioni, di poter apprezzare questa parte del collezionismo, sempre presente qui nell'Accademia e nel MAIC, ma che ora vive un po' di vita nuova attraverso l'iconografia, attraverso le immagini, i colori e anche le suggestioni che permettono di entrare fisicamente nel mondo che qui raccontiamo. Le opere sono state eseguite su sale già libere da precedenti allestimenti che ora sono state restaurate, consolidate, dotate di tutti gli impianti, compreso quello di climatizzazione, e riallestite. Completamento dell'operazione MAIC che porterà sicuramente tantissimi visitatori. Complimenti anche a tutta la squadra che ha lavorato agli arredi, quindi alla organizzazione delle sale egizie, perché sono davvero stupende e aree anche climatizzate, quindi diciamo che il nostro museo sta salendo anche in termini numerici. Tantissimi visitatori e siamo molto soddisfatti.